schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e come già vi avevo annunciato su Telegram ieri avrei portato qualche argomento riguardo l'E3. L'E3 di quest'anno ragazzi si è aperto con The Last of Us, questo splendido gioco secondo me, in cui vi porto diciamo questo trailer sottotitolato. Ragazzi, l'ho sottotitolato con un codec, quindi ci fate caso se magari qualche parola corrisponde, però mi sembra che un po' tutte le parole corrispondano. Che dire ragazzi di questo gioco? Io anche quando l'ho visto diciamo in diretta live dalle 3 2018 sono rimasto abbastanza sbalordito, perché comunque la Naughty Dog secondo me sta migliorando, sta facendo veramente passi da gigante. Questo comunque diciamo che è l'animazione del gioco, diciamo i filmati del gioco, tutto quello che succede nel gioco lo andremo a vedere successivamente. Come dicevo, l'E3 si è aperto proprio con questo trailer. Hanno aperto l'E3, non so se qualcuno di voi lo ha visto, comunque con questo trailer l'ambientazione dell'E3 è esattamente quella che avete visto inizio video. Diciamo che hanno ricreato un pochino tutto quanto l'ambientazione dell'E3 con lo stile dell'inizio del video. Qui a inizio trailer ragazzi ci troviamo con Ellie che molti di voi se la ricorderanno in The Last of Us 2 e che comunque qui la riscopriamo in una veste un po' particolare ragazzi, perché come lasciava già intuire dal precedente The Last of Us, diciamo che Ellie aveva delle tendenze omosessuali, quindi qui in questo The Last of Us la ritroviamo in una veste diversa, completamente diversa da come ci saremmo potuti aspettare. In pratica è gay ragazzi, non è che devo stare qui a far del disegnino. E quindi ci ritroveremo con questa Ellie un po' così, un po' frastornata, un po' così insomma ragazzi. Che dire, io come ho già detto ho visto questo trailer ed è veramente spettacolare in tutte le sue varie sfaccettature, in tutti i suoi vari comandi. E che altro dire, veramente non ho niente da aggiungere perché io sono rimasto abbastanza sbalordito insomma da tutto ciò, anche perché non sembra un gioco per PS4 ma sembra addirittura qualcosa di più. E niente ragazzi, come vi dicevo, questo è il bacio che ci conferma che diciamo la sessualità di Ellie. E da qui parte un po' il trailer ragazzi, che andremo ad analizzare insieme. Passiamo da un bacio a questo ragazzi, abbastanza freddo, rude, grezzo diciamo. E guardate lo scenario, l'ambientazione ragazzi, è qualcosa di secondo me di spettacolare, perché la Naughty Dog ha veramente dato molto secondo me. Qui si vede anche la mano di Uncharted, guardate per esempio le piante come si muovono quando lei passa vicino alle piante, guardate l'acqua, guardate un po' tutto ragazzi, è veramente qualcosa di spettacolare. E a mio avviso la Naughty Dog non ha deluso perché comunque guardatevelo da soli. Cioè, non ci stanno parole, ragazzi. Non ci stanno parole. Io
non vedo l'ora che esce, anche se la Naughty Dog non ha annunciato proprio il giorno preciso, però io penso che questo qui sarà il gioco del 2019, ragazzi, anche perché sì, è stato messo in progetto per il 2019, quindi questo gioco non lo andremo a vedere prima del 2019. E quindi dovremo aspettare, ragazzi, dovremo semplicemente aspettare. Ma guardate, guardate il gioco. Secondo me, ragazzi, è veramente qualcosa di... boh, non lo so. Questo è il gioco che mi ha colpito di più. Guardate l'animazione quando va indietro strisciando tra le piante, ragazzi, anche perché qui abbiamo anche una cosa in più: qui lei si può mettere a terra e strisciare, diciamo un po' come Uncharted, diciamo che è rimasto più o meno lo stesso stile di tutti i giochi Naughty Dog, diciamo l'interfaccia base molto molto bello, devo dire. Qui abbiamo la freccia, ragazzi, modalità stealth, insomma, c'è un po' tutto. Io sto commentando il trailer, però penso che qualcuno di voi l'abbia già visto, spero che qualcuno di voi abbia seguito le tre, perché comunque penso di portare altri video per quanto riguarda i giochi di spicco per le tre, perché io ho seguito in queste notti le tre e ho avuto l'occasione di vedere parecchie novità, ragazzi, sia per Microsoft sia per Sony. Cioè, ma guardate, ragazzi, i riflessi di questo gioco, la reattività pure, è veramente qualcosa di spettacolare, secondo me spettacolare. Addirittura, ragazzi, gli schizzi di sangue sulla telecamera, cioè è veramente veramente particolare. Come ho già detto, ragazzi, ho tradotto il video con un codec, quindi magari ci sarà anche il bang bang della pistola, perché comunque il codec mi ha tradotto tutti quanti i rumori del, come vedete, fischio e tutto il resto. Ma poi la particolarità, ragazzi, che hanno, diciamo, questi tizi, questi bot, chiamiamoli così, di chiamarsi con il fischio, queste cose qui, cioè è spettacolare, ragazzi, è veramente spettacolare. Come dicevo, qui abbiamo anche la modalità stealth molto molto più accurata rispetto al precedente. Cioè, ragazzi, qui pomma proprio della serie, tieni una bella pistolata in bocca. Devo dire che come grafica, no? Io sinceramente non ho nulla da dire, perché che cazzo gli volete dire a sto gioco, ragazzi? Cioè, guardate che roba. Abbiamo le stesse meccaniche, penso lo stesso boom, botta, ragazzi, botta. E va a usare comunque il, diciamo, la persona come scudo, come in Uncharted. Cioè, è spettacolare, ragazzi, è spettacolare. Comunque, dicevo che comunque a livello grafico è qualcosa di spettacolare. Anzi, secondo me hanno migliorato molto il motore grafico. La Naughty Dog penso che comunque abbia bei programmatori con le contropalle, e penso che farà, secondo me, a mio avviso, grandi cose nei prossimi anni, anche perché se continua così, ragazzi, avremo, secondo me, bei giochi della Naughty Dog. Comunque andiamo a guardare il resto del trailer, ragazzi.
come dicevo, io già l'ho visto questo trailer, quindi conosco più o meno come va, come non va. Cioè, ma guardate ragazzi, guardate che roba. Il movimento del personaggio, la reattività. Non vedo l'ora di giocarlo. Qui ragazzi è veramente spettacolare. Qui è spettacolare, è armato una freccia esplosiva. Guardate che roba. Cioè, esplosione ragazzi, esplosione. Devo dire che è anche abbastanza crudo come gioco, perché comunque sappiamo tutti com'è The Last of Us, o comunque questo genere di giochi, bene o male lo sappiamo tutti come sono, però io quando ho visto il trailer ragazzi, cioè per la prima volta ho rimandato la live indietro, l'ho visto svariate volte perché è spettacolare ragazzi, è spettacolare. Non so se qui ragazzi avesse potuto scegliere se lasciarlo vivo o meno, però sembra che la scelta sia stata ucciderlo e quindi nulla. Comunque ragazzi, che altro dire, questo è The Last of Us, io spero che esca al più presto. A parte quello che avete visto e quello che ho commentato, non ho nient'altro, ma veramente nient'altro da aggiungere. Vi lascio al resto del video. Un saluto a tutti e al prossimo video.